Dunque, nell'unirmi ai ringraziamenti alla quinta commissione per aver accolto e votato all'unanimità questa risoluzione presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle, in particolare dalla sottoscritta e dalla collega Macchi, per attenzionare e sensibilizzare la Giunta, nonché i miei colleghi della quinta commissione, su un'infrastruttura di rilievo per il nostro territorio da diversi punti di vista, quindi come è stato evidenziato sia come infrastruttura strategica perché costituisce il Ponte delle Barche, l'unico ponte per il passaggio dall'area Lomellina al Milanese, dunque una logisticamente un'infrastruttura indispensabile perché noi sappiamo che attraverso quel ponte fluiscono non solo traffico di lavoratori, studenti, pendolari, ma anche di turisti. E poi un'infrastruttura che ha un grandissimo valore storico e culturale, non solo per il nostro territorio pavese, ma per l'intera regione Lombardia, in quanto è uno degli ultimi ponti galleggianti esistenti in Italia. Un ponte di barche che fu costruito a fine 800 e stabilizzato, come è stato anche citato dall'assessore, nel 1913, che attualmente versa in stato di degrado. Non potevamo non intervenire e non dare seguito con un'azione istituzionale concreta alla voce del territorio. E in particolare i miei ringraziamenti vanno al Comitato Ticino 2000, le cui istanze abbiamo immediatamente accolto, consentendo loro di conoscere e utilizzare lo strumento dell'audizione, grazie alla quale i miei colleghi hanno potuto verificare di persona, attraverso il repertorio fotografico portato dal Comitato e resoconto puntuale sullo stato di degrado del ponte, la situazione, verificandola coi loro occhi. Come è prassi della Commissione Quinta, in questo io condivido pienamente la linea data dal nostro Presidente, le audizioni non devono rimanere lettera morta, ma le facciamo proprio per dar seguito con concretezza e atti istituzionali che possano poi portare benefici o risoluzioni di problemi al nostro territorio. Quindi a gennaio abbiamo audito il Comitato, a marzo ho presentato la risoluzione, che poi è stata discussa in seduta e condivisa all'unanimità. Mi è spiaciuto che qualcuno sul territorio pavese tentasse di mettere il cappello su un iter che ha visto le sue fasi strategiche e di discussione all'interno della Commissione Quinta. Mi è spiaciuto che qualcuno mettesse il cappello su iniziative di altri e mi è spiaciuto che il collega Villani, nei suoi ringraziamenti, dimentica un ringraziamento alla promotrice e redattrice di questa risoluzione, grazie al quale oggi il territorio pavese vedrà la possibilità concreta di ottenere aiuti regionali per un'infrastruttura di competenza della provincia di Pavia. L'auspicio, visto che a queste province abbiamo assegnato delle competenze, e visto che questa riforma alla fine lascia alle province ancora per lungo tempo queste competenze, è di non dovermi vedere costretta ancora a chiedere aiuto alla Regione Lombardia per carenze dei nostri territori, perché ciascuno a tutti i livelli deve assumersi la responsabilità e soprattutto noi in Regione siamo disponibili sempre a dialogare col territorio per recepirne le istanze, ma non bisogna arrivare a lavori ultimati, bisogna partecipare a tutto il processo. E in questo avrei gradito che la provincia di Pavia, anziché presentarsi all'udienza finale, ci avesse messo a conoscenza di questa grave situazione di degrado del ponte sin un anno prima, quando invece l'appello da noi è stato recepito direttamente grazie all'operato del comitato locale. Noi comunque promuoviamo, continueremo a promuovere, in particolare io ho nel cuore i pendolari, ogni azione che
che darà benefici al territorio per la mobilità sostenibile e pendolari, e in questo rientra anche la risoluzione per il Ponte delle Barche.